Veloci, iscrivete! La creta so fare, la carica di 101, quello che te pare. Allora, ma l'hai spaccato? Bastardo! Vous me pouvez dire où se trouve? Ma è vaffanculo! Non so se ho capito bene. Dai, dai! Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Vita Buttata. Oggi mi faccio un tè insieme ad Alice Venturi. Ciao! Ciao Gu! Diciamolo bene a tutti quanti. So che sei in un momento, in un percorso psicologico di body transformation, diete e compagnia bella. Sì, però siccome siamo molto amici, siccome sono venuta a Roma, strappo la regola, perfetto. Ma cosa mi fai da bere? Un Long Alice. E il Long Alice richiede tequila analcolica, vodka analcolica, che praticamente è acqua, quindi certo, due tipi d'acque diverse. Esatto, perché sono tutte acque queste. Gin analcolico, sì. Quindi manca la coca. Le quantità sono facilissime. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ciak. Ma perché cambi in base alla bottiglia? Perché il rum è 1, 2, 3. Rum, 1, 2, 3. Vodka. Il gin è proprio tipico. Devi semplice, lo versi col mignon. Basta, su. Basta! Quanto ce l'hai messo? Qualsiasi dose va bene se ma la versi col... Ma quanto ce l'hai messo? Alice, io quando avevo 16 anni andavo in discoteca, no, ma... qualcuno mi offriva da bere, io gli dicevo, guarda, bevi il mio sangue, questo sì che te fa sballare. Ecco qua. Guglielmo, ma tu stai la coca ce la metti? Certo, ma gliela metto dopo. Se lo agiti con la Coca-Cola lo rovini. Hai ragione, questa cosa non ci avevo pensato. Però c'è... è vero, perché i barman l'aggiungono dopo. E sai perché? Perché possiamo far vedere la prima clip di un mio cocktail. C'è la Coca-Cola. Una zolletta la prendi? Sì, grazie. Vai. Sa di sbocco. Porca vacca! Grazie. Siamo pronti per una nuova puntata di Vita Buttata. Ma dai, gli hai dato un sorsinino. Ciao Gu, quando avevo 16 anni ho dovuto fare un esame per cambiare liceo. Il problema è che ero appena tornata da una vacanza all'estero in cui mi ero presa un brutto virus intestinale. Nel bel mezzo dell'esame scritto ho vomitato a spruzzo non solo sul banco ma anche sulla professoressa. Non ci credo. Lei da zero? Bah! Così. Non so se raccontartela questa. Allora, non rido perché io ci sono stata veramente male. Quel ristorante era un mio ristorante del cuore, ok? C'ero sempre andata, avevo mangiato sempre benissimo. Quel giorno mi sono mangiata la grigliata di pesce. Monto in macchina. Nella mia vita non mi sono mai sentita così male in così poco tempo. Ero a metà strada, cioè non potevo né tornare indietro, non potevo né scendere né salire. Ho dovuto chiedere al mio ragazzo, molla la macchina, qua eravamo sulla tangenziale. Mi sono sentita malissimo, ma malissimo Guglielmo, tanto che mi sono dovuta pulire col giacchetto, che poi ho abbandonato lì. Che dovevo fare? Ma tu ti rendi conto? Che dovevo fare? Cioè, tu hai fatto partire uno shuttle in mezzo alla strada. No, ma magari fosse uno shuttle! Era... un ombrello? E poi hai usato il tuo... Ho schizzato la macchina perché non riuscivo ad andare più là! Che vuol dire? Ma è una seppia! Vabbè, ma tu eri... stavo... Oh, ma era un'intossicazione alimentare! Se non la facevo lì, andavo all'ospedale! Guarda, mi viene con... Cioè era veramente... Oltretutto era un giubbotto di pelle. Che cacchio asciuga un giubbotto di pelle? Niente, te l'assicuro. Una volta vado a casa di un ragazzo che avevo appena conosciuto. Dai, vieni da me, ci divertiamo un sacco, parliamo, chiacchiera. Nulla sì. Di prima che pensate male, ragazzi a casa non è che stavamo lì a fare No, mettiamo i puntini su lei, ok? Se io vengo a casa tua, sì, ragazzo, sì, la prima sera dove ci siamo conosciuti praticamente, sì, è perché devono scattare i b***i. Ok. Che sia chiaro. Okay. Cioè non mi fa salire a casa tua per farmi vedere la collezione delle farfalle. Chissà ancora la collezione delle farfalle. C'ho due c***i fumanti così. Se salgo a casa tua, in questo caso invece no. Strappa la regola. Chissà come conosci una persona. Dopo un po' è una, 2 ore a parlare, 3 ore a parlare, 4 ore a parlare, 5, una certa. Io, guarda, vado un secondo in bagno, fiondo, veramente... la lampada di Seletti nel water e a quel punto stavo lì e premi. Ma l'acqua almeno arrivava? Sì, scendeva e dava così una carezza, una sul viso, okay, del David. Okay, sì. Ok? Devo usare una bacinella. Guardo ovunque, ragazzi, guardo ovunque. A un certo punto cestino nel bagno.
ma il cestino era di vimini. Ma dentro c'era un sacco. Vado sotto la doccia, inizio a riempirlo. In quel momento mi rendo conto che ci sono dei buchi. Quindi questi buchi incominciano a schizzare ovunque. Ma io dico, devo farcela. Vado correndo verso il bagno, giro e a quel punto lancio la gavettonata che finalmente ti ha fatto scaricare Jack, la roba. Jack, via, nei fondali dell'oceano. Ciao Guglielmo, ciao ospiti. Allora, per la serie Sfiga e situazioni assurde, il giorno della mia maturità non solo capitò il giorno del mio compleanno, ma al momento del mio turno appunto per sostenere l'esame andò a fuoco la sterpaglia che si trovava fuori la scuola. Dovemmo evacuare l'edificio per qualche ora e dopodiché insomma tornai in aula sostenendo l'esame come se nulla fosse successo. L'avvenimento era, uno, il suo compleanno, giusto? Due, la maturità, tre, il fuoco. Io mi sono perso il compleanno. Ma già ubriaco? No. Il mio esame di maturità ha tre cose che mi hanno colpito. Sì. La prima, una mia insegnante che mi chiede, non mi ricordo chi, se fosse un poeta romantico o illuminista, non mi ricordo com'era, io sbaglio tra i due. Un'altra roba sulle onde elettromagnetiche, dove io per spiegarlo incomincio a un certo punto a fare una roba così davanti al mio professore. Per chi non lo sapesse, ragazzi, questo qui è fondamentale. Le onde elettromagnetiche viaggiano su uno stesso asse, una va così e l'altra sullo stesso, perché sono sia elettriche che magnetiche, quindi va... Vabbè, il problema è che l'ho spiegato anche al mio professore così. E quindi lui stava lì un po' anche in imbarazzo per me, diceva, omosessuale, vero, in futuro. Che cosa? Che è successo? Ha detto che mi devo alzare. Alzati! Scusami, scusatevi, mi metto un attimo qua e faccio un attimino, inganno un attimo il mio coso perché mi ha detto che devo fare un po' di movimento. Prego, tu continua. Quindi, dicevo, un'altra cosa che mi è rimasta impressa è di inglese, letteratura inglese, io non sapevo niente. Vedi? Ce l'hai fatta! Grande. Tra 20 minuti lo devo rifare. No, è finita. Inglese, non avevo preparato nulla. Chiedo una sola cosa. Senti, dimmi una cosa di letteratura inglese a una mia amica, me la dice, mi siedo e quelli mi fanno la domanda su quella cosa. Figurone. Io capì una cosa importante, ragazzi, una cosa che secondo me dovremmo capire tutti quanti, che in realtà nella vita non va avanti il talentuoso, non va avanti chi mi studia, mi vanno avanti i collusi, i ricattatori e coloro con la faccia da culo. Io quel giorno mi ritrovai due natiche al posto degli zigomi. Mi stai lanciando un No, l'ho fatto interno perché sono una persona educata. Vuoi la giacca? No, l'ho fatto interno e va bene così. Guglielmo, tu ti ritieni un mio amico? Che studio fatto? Classico, no, è linguistico. E qua, ragazzi, si conclude la mia amicizia con Guglielmo. Non hai fatto il classico linguistico? Di prova. Lo scientifico hai fatto. Ragazzi, qua si conclude per la seconda volta l'artistico. Ok. Ma tu non hai studiato un giorno della tua vita? Noi facevamo 52 ore settimanali. Lo credo, cioè, però... la Creta, esame di Creta, che cazzo facevate poi? Intanto è la Creta. La non Creta. È la Creta. La Creta, è ok? La Creta. La Creta so fare la Creta. Ok, la no, Creta so poi fare. Poi avevamo ceramica, fabbro. Fabbro? Ma fabbro nel senso che vi riuscivate almeno a duplicare le chiavi di casa? No. O fabbro per le armature? Per le armature. Ma che cazzo serve, ragazzi? Raga, mi sto sentendo bullizzata in questo video. Allora. Chi ha fatto l'artistico? Mi può aprire gli occhi qua? Perché mi sta facendo una pubblicità pessima. No, attenzione, amici dell'artistico, aspettate. Voi lo sapete che noi siamo sempre denigrati per la nostra scelta. Però la realtà è che noi siamo felici della nostra scelta. Perché noi ci siamo alzati per 5 anni della nostra vita felici di andare a quella scuola. Perché ti divertivi, quindi... E tu credo, cioè, mentre noi portavamo il dizionario di greco antico, voi state con lo scatolone fabbricone che andate a casa. No, io stavo a forgiare il ferro, ma che cazzo vuoi? Ma... Allora, per i 3 anni successivi alla maturità, tu iniziavi a preparare la roba che avresti portato alla maturità, perché non era solo la tesina, ma erano delle robe anche pratiche. La creta la devi plasmare, si deve essiccare, la devi cuocere, la devi lasciare raffreddare, la devi colorare con le pitture per ceramiche, ricuocere, e progettare ovviamente, perché noi progettavamo tutto, perché era indirizzo design. Io avevo preparato una roba bellissima, ragazzi, per poi veramente bella. Che era cos'era? Una ciotola, un'insalatiera, ispirata ad un quadro di Kittering, aspetta, visto per così, è esattamente il quadro di Kittering, te lo giuro, ti manderò la reference del quadro. È una cacata imbarazzante, è impressionante, cioè io lo vedo così, è una cacata. Kittering ha fatto un quadro che era così. Identico. Sta cacata.
Vergognati, guarda Guglielmo. Ma quando verrai a mangiare uscita? A casa mia, ti giuro che ti faccio mangiare in quella ciotola. Ma con quanto sei uscita? 96. Infatti. Quei 4 dici. Quei 4 in meno era perché era una cagata. Cioè, non so come dirti. Benissimo, io arrivo alla mia maturità, all'orale. Arrivo con la mia tesina, che ovviamente le nostre tesine, lo sai, no, sono grosse così. Tu credo. No, perché ci sono i progetti. C'è il carrello, sembra di stare. Tutti gli oggetti erano su un tavolo a sinistra. Ovviamente sono arrivata io, Venturi, la professoressa va a prendere l'oggetto. Arriva con l'oggetto, inciampa. Non so se ho capito bene. Inciampa. Inciampa. Sì, inciampa. Fa cadere a terra la roba in mille pezzi. Prima del mio orale, io sono scoppiata a piangere. Ma allora, uno, ero tesa come non so cosa. Certo. In più, era pure l'insegnante di progettazione, cioè manco era quello di filosofia che non capisce un c***o. Ti giuro, Alicia sei venuta qui a deprimermi. Possiamo giocare? Ecco, facciamo una cosa divertente. Il gioco che abbiamo creato è: Alice è veramente una noiosissima e rompi c***o, so tutto io del c***o. Allora, Alice, abbiamo una lavagna, della roba e Lavinia pronta a spiegarci che cosa andremo a fare. A turno, ognuno dei giocatori sceglie una categoria. Il gioco è a staffetta, come direbbe il notabile. A staffetta! Qualora uno dei due giocatori ritenesse invalida la risposta dell'avversario, attenzione, siete anche giudici, oppure si rendesse conto che lo stesso ha usato una risposta già data, dovrà premere il tasto rosso. Io inizierei con un bellissimo Disney. Valgono solo i classici Disney nella lista ufficiale fornita da Wikipedia. Aristogatti. Aladdin. Cenerentola. La Sirenetta. Biancaneve. La Bella e la Bestia. Dumbo. Le Folie dell'Imperatore. No. Freddy. No, non è nei classici. È Disney. È Disney. Ed è presente. Certo che è nei classici. No, Le Folie dell'Imperatore però non può essere nei classici. A me quando rompe i coglioni. Capite il titolo di questo? Di questo? Allora, ma l'hai spaccato? Sì. Cioè. Ora scelgo io. Le mie preferite parole in francese. Dai. Tutte quelle previste dal vocabolario francese. Je. Escalier. Dire. But. Où. Dehors. Se. Trouve. Misère. Le. Le. Palais. Zé. Royal. Le. Garage. De. Ma che cazzo stai dicendo? Chocolat. Potage. Pain au chocolat. Le. En. Francis. Ma che cazzo è? Tu. Aussi. Eiffel. Top. Hai visto? Io so una frase in francese, ovvero Je suis un tourisien mitoyen, vous me pouvez dire où se trouve? E allora te l'ho fatta tutta. Cioè io una canzone cantavo e a un certo punto eravo dai, proviamo pop music. Cantanti pop. Gli sfidanti dovranno cantare il nome dell'artista pop scelto. Tiziano! Ma mi sta prendendo il tempo a me per fare Tiziano Ferro! Cioè! Hai detto Tonka! Ma mi sta rubando il tempo questa! Cioè, hai detto Tonka! Tiziano! Cioè, ma Tiziano con me! È col culo mio Tiziano! Non ho capito! Hai detto Tonka! Sei pronta? Sì! Vai, parti! Tiziano Ferro! E premi però! No, scusa! Madonna! Spice Girl! Lady Gaga! Backstreet Boys! Michael Jackson! Laura Pausini! Take That! Enrique Iglesias! Marco Mengoni! Irama! Emma Marrone! Non l'hai cantata! Oh. Matteo Romano! Ultimo! Ma devi cantarlo! Ultimo! Ultimo. Giorgia! Shakira! Anna! Ho vinto! Sì! Vaffanculo. Quattro parole, secondo me sei super divertente. Parole di quattro lettere. Come da titolo, valgono solo le parole e non le onomatopee. Sole. More. Mora. Mori. Moro. Mare. Mari. Pane. Pani. Peni. Pene. Pena. Otto. Oro. No, orto. Orto. Oro. Credo che oro. A meno che non abbia una H davanti a una H. 3 a 1. Posso fare solo Harry Potter perché super hero faccio cagare malissimo. Parti tu? Nominare tutti i personaggi presenti nel film o nei libri. Mirtilla Malcontenta. Harry. Cedric. Ron. Hermione. Luna. Piton. Olimp. Ma che cazzo è Olimp? Madame Olimp. Albus. Norberto. Ciò. Ginny. Pixie. Dudley. Nick quasi senza testa. Fat Fryer. Hagrid. McGranit.
Bastardo. Draco. Professore Flitwick. Vuoto di memoria completo. Neville. Narcissa Malfoy. Lucius Malfoy. Professoressa Sprite. Lupin. Lupin. Ollivander. Diciamo che lui è un po' scavallato dall'italiano all'inglese, che non mi è piaciuta molto. Ragazzi! Fat Fryer! Ma chi è? Ma in quali film sta? È un libro! Libro. Dei libri! Possiamo riassumere in due secondi per tutti quelli che ci stanno seguendo? Alice, è effettivamente uno so tutto io rompicoglioni? No! Bla bla. Sì, ma Guglielmo è peggio, forse! Ciao, ciao ospiti! Fondamentalmente, mentre parcheggio la macchina davanti al bar, dove avevo un appuntamento, stavo dentro, una ragazza prende un mattone e mi sfonda il vetro passeggero della macchina perché vede una giacca da donna molto appariscente effettivamente alla mia amica, e la ragazza si è giustificata dicendo che la macchina è identica e cioè aveva la stessa ammaccatura della macchina del suo ragazzo che abitava nel palazzo lì sopra. E niente, fondamentalmente lei si era incazzata perché questo ragazzo a quanto pare era un grande traditore. Lei iniziò a strillare come una matta, mi ha rimborsato il vetro ovviamente. Ma questa è pazza. Non ci credo. Cioè, ma lo posso dire, credo. È pazza? Qui siamo nell'iperuranio. Ragioniamoci insieme, quante macchine possono avere la stessa ammaccatura, essere lo stesso modello sotto casa? Oddio, un botto. Proprio matta in culo, sì, effettivamente. Almeno, no, ma poi almeno due, vista la situazione attuale. Almeno due, quindi dico, però al massimo... Ha rimborsato. Ma che c'entra? Ma sei matta in culo? E se invece fosse stata la macchina vera? Avrei chiesto come mai c'era un cappotto molto esoso nei sedili posteriori. Poi se mi accorgo e mi dici una cazzata ti spacco il finestrino, ma prima te lo chiedo. Alice, ti posso dire una cosa? Ma questo cappotto era di pelle? Guarda, secondo me ha detto molto appariscente, allora forse poteva essere di pelle. Ma scusa, ma secondo te lui l'ha vista spaccare il finestrino? L'ha detto, stavo lì. Che cazzo fai? Bastardo! Che cazzo vai? Ascoltiamo un ultimo messaggio e poi andiamo tutti a dormire. Sono le 16:40. Lascia fare. Una delle cose più divertenti che mi sia mai capitata è stata mentre facevo la chierichetta. Io sull'altare e niente, nel bel mezzo della preghiera dei fedeli sono caduta per terra di faccia. Ma è svenuta. Stupendo, traumatizzata vita. Ma è svenuta. Ciao a tutti. Cioè nel bel mezzo, cioè la preghiera dei fedeli è da fermi raga. È caduta, è svenuta. Ma tu vivi così tutta la tua vita? Sì. Cioè, se tu vai al cinema, a teatro, cosa fai? Dai, dai, ascoltami, è solo, guarda, vedi ce l'hai fatta? No, è questione di un secondo, non è che do noia a nessuno se mi metto a fare due passi. Ragazzi, io che dire, siamo arrivati alla fine di questa puntata. No. Tu sei sicura di stare sempre bene? Cioè... Io lo so fare. Lo sai fare? Vai! Dai, dai! Bravo! Bravo! Dai, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ali, grazie mille per essere stata mia ospite. Prego, prego, per i miei racconti, soprattutto là. Ti ringrazio, le persone ti guarderanno con un altro occhio e vi diranno di starti dietro in macchina. E che dire, ragazzi, noi a questo punto ci vedremo sempre qui, ma non so quando. Ciao! Non so quando. Sì, sì, esce quando cazzo mi pare a me questo format. Io sto su YouTube. Io sono una persona libera, ma io devo chiedere permesso e perdono alla gente? Stai calmo. Ma che siamo finiti nella TV? Stai generalista? Calmo, nessuno ti ha chiesto questo niente. Questo posto è mio. È roba mia, no, come la roba di Hillary. È tutto no, mio. No, no, come la quando roba di Hillary. Quando inizia a finire la trasmissione, lo decido io. Allora, a posto così. Ciao, amici.